Affollata assemblea del gruppo chiamato Battiti, creato da cinque ex assessori della prima giunta Tosi, una iniziativa politica per preparare le prossime elezioni amministrative del 2017. Nemmeno loro pensavano di radunare così tanta gente. Loro sono i cinque ex assessori della prima giunta Tosi: Federico Sboarina, il senatore Stefano Bertacco, Marco Padovani, Alessandro Montagna e Daniele Polato, da tempo impegnati nel gruppo denominato Battiti. Un migliaio di persone al Crown Plaza per dire sì ad un laboratorio politico che guarda già alle amministrative del 2017, senza antagonismi, ma con la voglia di costruire e di battersi per e non contro. Tra il pubblico anche esponenti del PD, della destra e di liste civiche della provincia. Ma questo, come ho detto prima, è un progetto, un laboratorio che è aperto in modo assolutamente trasversale, perché alcuni di noi hanno un'esperienza politica, altri che fanno parte dell'associazione ne hanno altre. Però il minimo comune denominatore è proprio quello di battersi per la città, quindi è un laboratorio. Adesso metteremo in piedi una serie di iniziative che abbiano però delle finalità pratiche, cioè che vogliano incidere e che vogliono mandare dei segnali, fare dei progetti per il futuro della città. Noi abbiamo maturato insomma in 5 anni un'esperienza importante di amministratori e vogliamo metterla a frutto per il bene della nostra comunità. Andiamo ora in regia.